Marco Cannarsa, dietro di te c'è la Villetta Due Pini dove il 16 sono cominciati i lavori. Dopo il sit-in però le associazioni ambientaliste non si fermano. Questa mattina la GEAV ha fatto ricorso al TAR. Una nuova pagina si scrive. Un ricorso dovuto perché purtroppo noi crediamo che soluzioni alternative ai tagli degli alberi ci sono, potevano essere prese in considerazione e abbiamo rilevato anche probabili illeciti un po' amministrativi che ci hanno spinto a presentare questo ricorso al TAR. Vogliamo far presente che le cause del degrado non sono sempre attribuibili ai pini o agli alberi, quali essi siano, di qualsiasi natura, ma spesso sono dovuti dall'incuria. Nella Villetta Due Pini l'incuria era notevole, forse sono 20-25 anni che la Villetta Due Pini non ha la benché minima manutenzione, e lo si vede anche da come è ridotta non solo nelle alberature ma per quanto riguarda anche la pulizia e la rottura di arredi non riportabili alle radici degli alberi. Difatti anche di fronte alla villetta, se uno guarda il marciapiede che non è assolutamente alberato, si evincono una pavimentazione distrutta, si evince una pavimentazione completamente disagibile. Cosa sperate con questo ricorso? Insomma? Noi speriamo col ricorso di dare un segnale, di aprire un dialogo più costruttivo con questa amministrazione, atta sia a salvaguardare l'ambiente ma anche a sensibilizzare di più le persone, visto che il mondo intero ce lo chiede. Professor Murolo, secondo lei, insomma, qualcosa si poteva fare per salvarli? Oh, ma si potevano fare tante cose per salvarli, non solo alberi assassini ma anche alberi abusivi, quindi che cosa si poteva fare? Molto semplice. E qui questo giardino è stato realizzato con le betonelle. Le betonelle sono mattoncini di betone, come dicono i tedeschi, cioè di cemento, che vengono incastrate, cioè sono sulla terra, sopra la terra, senza nient'altro, quindi non c'è nessuno strato che precede la betonella, e quindi basta sollevarle e vanno via. Importante che cosa è? Semplicemente mettere un bel terra, un po' di pietrisco e non sistemare altri cemento oppure asfalto, per la semplice ragione che questo basta leggerlo tutti lo possono leggere su Wikipedia, no? Per fare un esempio banale, dove ho letto pure io, quindi non essendo io un botanico, dove l'albero, cioè l'apparato radicale deve semplicemente respirare e non deve essere bloccato perché si estende in lunghezza e quindi risolve il problema. È chiaro che se uno ha deciso di abbattere un albero, ha deciso di abbatterlo, perché non c'è nessun'altra scusa. Perché è chiaro che laddove esiste il cemento, laddove esiste l'asfalto, il pino, l'apparato radicale si gonfia. Professore, è stato detto per ogni albero abbattuto ne verranno piantati altri due, ma è davvero così facile? Ma vengono piantati alberelli, però la cosa più originale è questa, che dove c'erano i pini si devono mettere o bagolari, il cui esempio più importante nella zona sta nella piazza centrale di Monte Dorisio,
il bagolare, il cosiddetto bagolare o schiaccia sassi, oppure guarda caso il cipresso, di cui sappiamo bene che sono stati tagliati 40 o 50, non lo so quanti, esemplari nel nome dell'abusivismo. Erano alberi abusivi.